Francesco dell'Arbero, inizia la partita tra Campobasso e Catania per la 13ª edizione del torneo Nazionale degli Architetti. Primo pallone giocato dal Catania sulla sinistra in direzione di Musmeci, poi in avanti per il compagno, pallone per il compagno vicino Inganné, filtrante, poi può avanzare il Catania sulla fascia sinistra, punta l'avversario, si ferma, lo scarico all'indietro per Musmeci che arriva al suo supporto, la mette in mezzo, deviato forse con un braccio, si continua a giocare, alimenta l'azione ancora sulla sinistra il Catania, va al cross d'esterno, colpo di testa e c'è la rete, il vantaggio del Catania è 1-0. Gol da parte numero 24 d'Antoni, calcio di punizione per il Catania, la parata da parte di Vaglio, rimane lì e poi c'è la rete, raddoppio del Catania e 2-0 sulla ribattuta. Però qua Ceci si libera dell'avversario, ancora il capitano del Catania sul pallone, passato di sopra dietro dal portiere, poi va al rilancio, la controlla in qualche modo, un pallo poteva favorire il Catania, colpo di testa impreciso, Fratangelo lo gioca in avanti di prima senza vedere, può arrivarci il compagno, tiro col sinistro, ci ha provato il Campobasso. Fischio dell'arbitro, finisce anche la prima frazione, 2-0 tra Catania e Campobasso. Fischio dell'arbitro, inizia la ripresa, primo pallone giocato dal Campobasso, subito sulla destra in direzione di Coia, gioca poi in avanti, ad arrivare sul pallone prima, ma recupera ancora il Campobasso, c'è che filtrante, Guglielmi non la controlla e recupera il Catania. Rigore per il Campobasso per aprire la partita. Va Pontico con il destro e c'è la rete. Accorcia le distanze il Campobasso. Calcio di munizione per il Catania. Vediamo se andrà al tiro o la metterà in mezzo. Fischio dell'arbitro. Conclusione. Esce fuori sulla sinistra. Vediamo se ci arriva Felice. Felice punta la porta. Aspetta il momento dei compagni. Ma la conclusione è deviata e poi la controlla Musmeci che allontana creando del panico, poi cade a terra un giocatore del Catania ma si continua a giocare, Guglielmi, ora Guglielmi sul pallone, anzi 24, colpo di tacco, ancora Guglielmi in tela di rigore, va col sinistro, la grande parata del portiere. Magnifico, la gioca corta per il capitano. La Fratangelo avanza sul pallone, controllo con il petto la parte del 14, Iraci perde il pallone, recupera però subito il Catania, Maccarone prova a mettere ordine, ora va sulla sinistra, pensa al tiro dell'Italia, fuori rimessa dal fondo, battuta dal Campobasso. Per Setaro, indietro per Fratangelo, tanti in mezzo al campo, non la riesce a giocare bene, va col tiro Maccarone di prima, fuori qua Cece pronto a battere il calcio di punizione, Leone di testa non ci arriva, allontana la difesa del Campobasso, altro colpo di testa, il pallone viene messo a terra, Leone un po' di campo, anzi sulla destra il numero 20 del Catania, ancora Leone prova ad andare sul fondo, si ferma, non crossa, la gioca in mezzo, intelligente per Maccarone, un po' di campo, l'appoggio per il compagno, va col sinistro, tiro fuori Fratangelo, prova a mettere ordine ancora Fratangelo, pensa un attimo al lancio lungo, poi preferisce di tornare indietro dal capitano Setaro, ancora Setaro, filtrante, il controllo filtrante, poi preciso per arrivare prima all'intervento, cade a terra, c'è fallo fischiato da parte di Pontico. Calcio di munizione, va Guglielmi a battere sul portiere che la pare, la mette in corner. Battuto il calcio di punizione, colpo di testa, la sponda per Leone. Leone entra in area di rigore in velocità, ancora Leone, la mette in mezzo, non riesce a calciare in porta il compagno. Punizione per il Campobasso.
Perine, tutti i giocatori nei di rigore. Guglielmi pronto a battere, si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Guglielmi, tiro deviato dalla barriera, pallone che sfila fuori, non c'è più tempo. Triplice fischio dell'arbitro, vince il Catania 2-1 contro il Campobasso.